Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo. Qui un ritrovato Enzo vi parla per un nuovo episodio di Giochi Senza Tempo. Il titolo che ho scelto oggi è abbastanza vecchio di datazione, in particolare del 1997, ed è conosciuto da tutti con l'acronimo GTA, ossia Grand Theft Auto. Spero di averlo pronunciato bene per chi magari è un pochino più pignolo. Io personalmente sono partito dal secondo, lo avevo per il computer e tra l'altro conoscevo anche qualche parola codice, qualche trucchetto per facilitarmi le cose. Non c'è altro da dire perché basta ovviamente il brand per far capire di cosa stiamo parlando e lanciamoci in GTA. Devo dire la verità, non mi dispiace il menu, i comandi, il fatto che c'è la lingua italiana. Più che altro è che io sono abituato a un gioco che era in inglese, non si poteva scegliere la lingua. Oh, questo per esempio non lo sapevo, che c'erano dei personaggi, e a me piace questo Babba, mi ricorda un po' Babba Ray Dudley. Sia fisicamente, a livello proprio dei tratti della faccia, sia proprio come, vabbè, ovviamente dal nome, insomma. Ok, vediamo un po' cosa ci propone questo gioco. Non so se si possono usare gli analogici, suppongo di no, sinceramente. Perché comunque è molto vecchio e gli analogici li hanno messi in mezzo più avanti. Rispondi ai telefoni pubblici South Park per farti dare dei lavoretti, tieni gli occhi aperti, bla bla bla, stai attento. Ok. Ma aspettate. Sto notando che sto correndo con... No, è minimalissimo. Allora, si corre con la X premuta e con le levette laterali, destra e sinistra, sto muovendo il personaggio. Non so se i tasti in alto o basso e... Di la verità è scomodissimo. Vabbè, vediamo un po' cosa ci sta da fare. Ok, prendiamo a cazzotti questo qua perché mi sta antipatico. Ehi. Ok, l'abbiamo lasciato per terra. Non so se i cazzotti bastano per fermare comunque. E niente, vediamo un po' se riusciamo a... Ok. Ho preso un taxi, rubato un taxi. Insomma, non proprio la miglior macchina. E ora dove andiamo? Probabilmente dove mi indica la freccia devo andare, perché lì c'è la missione. Però si sa, GTA, per arrivare al punto di controllo, ecco, i telefoni appunto, come si frena? Come si frena? Ok, allora, telefono, il nuovo capo della polizia vuole una fetta più grande, Babba lo vuole morto, usa il furgone che si trova a South Nixon, e mo ci arriviamo con la nostra nuova arma. Qui sono anche le moto, non pensavo che ci stessero le moto. Ok, retromarcia, abbiamo capito come funziona. È scomodissimo col joypad, io ci giocavo infatti con la tastiera mi trovo molto meglio. Ok, il furgone, eccolo qui. Spostiamo il taxi perché adesso che guidiamo questo coso... Complicato. Fai attenzione ai veicoli imbottiti di esplosivo. Sicuramente stava dicendo che, cioè, che se lo facciamo sbattere saltiamo in aria. Sì, devo dire la verità, non è proprio il massimo del divertimento, però... Però pensate a chi ci giocava all'epoca. Deve essere comunque, cioè, un gioco che faceva divertire, immaginate, cioè, rubare le auto. Cioè, GTA c'ha proprio questo potere che sfoga, perché puoi fare cose che altrimenti non potresti fare, che potresti solo pensare di fare, ma neanche. Sì, adesso verrò additato come uno psicopatico per aver detto questa cosa. No, aspetta, mi sono saltato fuori dal furgone, ho sbagliato. Ok, l'auto ci sta, andiamo avanti. Missione fallita? No, sono saltato in aria. Ma che? Che hai combinato, coglione? Ok, visto che comunque la missione non mi va di farla, andiamo a seminare il panico, esploriamo un po'. Ho puntato la moto, ragazzi. Devi morire. Adesso cerchiamo anche di rubarcela. Ah no, non ci vuole picchiare, sta solo scappando. Ok, prendiamoci la moto allora, se ce la fanno prendere. Sarà quella macchina. Ok, ora si ragiona. Guardate come corre. No, ma sta ancora là. Non so se è venuto a prendere questo coso. Io vorrei trovare qualche arma più che altro. Cioè, che sfizio c'è così? Ma è triste, ragazzi, molto triste. No, che adesso me la devo inventare una cosa ignorante da fare prima di chiudere l'episodio. Ho pensato, vediamo se ce lo fanno fare. Ok, allora, vediamo questo bulldog. Mannaggia. Voi siete abituati a uscire e entrare dai veicoli col triangolo? Qui con quadrato si fa. Ecco perché il motivo delle mie imprecazioni. Ok, sfasciamo la macchina a questo punto, non ci interessa. Quindi in pratica devo prendere triangolo per frenare invece che quadrato. Cioè che quadrato che premo ogni tanto ed esco dal veicolo perché sono abituato così purtroppo.
Ok, volevo seguire i binari e volevo portare l'auto sui binari. Vabbè, allora facciamo questa missione. Perché veramente non so cos'altro fare. L'unica cosa diversa che si può fare. Magari ecco, ci freghiamo un'altra macchina perché insomma il pullman è scomodo. Oh, macchinina rosa, dove vai? Oh, allora, ecco i telefoni. Non so perché quello lì è non è attivo. Cioè, non so se significa qualcosa a livello del gioco. Gli angeli hanno fatto fuori uno dei nostri spacciatori, se la sono battuta con la roba. Babba la rivuole indietro. Babbi. Si hanno tutti così in questo gioco. Vabbè, andiamocela a pigliare questa roba. Anche se con la macchina sfasciata nel parco, la macchina andiamo a comandare. Purtroppo il trattore penso che non c'era, se la portava il trattore in tangenziale, si è bloccata la macchina, maledetto. Dobbiamo andare a piedi. Il veicolo più scomodo del mondo in questo gioco. Ah, siamo ricercati. Siamo ricercati. Non pensavo potesse accadere, vista la calma con cui sto affrontando questo gameplay. Ah, ecco il poliziotto che ci segue. Scazzottata col poliziotto, no, perché non so. No, ci ha preso. Tre incidenti stradali, due pirateria stradale, 5 auto sequestrate, 5 crimini a mano armata, ma. Vabbè, io direi che su questa immagine a questo punto ci salutiamo perché è evidente che la giustizia non esiste. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.